Buongiorno ragazzi e bentrovati sul mio canale. Oggi cambio di location, sono infatti nella nostra camera da letto proprio perché in cucina ogni volta sono troppo lontano dalla macchina fotografica, in quanto tra me e la macchina si trova il tavolo della cucina. Quindi volevo farvi vedere meglio il make-up che ho realizzato oggi e parlarvi finalmente di tutte le novità di casa Mulac Cosmetics. Allora, vi dico già da subito che non ho potuto acquistare gli ultimi tre rossetti della collezione, proprio perché comunque ne ho veramente tanti e sto aspettando, quindi i soldi sono già messi da parte, le tinte Nabla, i rossetti liquidi Nabla, di cui poi vi farò immediatamente la recensione dopo averle provate e quindi speriamo che escano il prima possibile. Oggi invece vi parlo di tutte le altre novità, quindi esclusi i tre rossetti che sono stati appunto sono usciti per il terzo anniversario di Mulac, e quindi vi parlo di i rossetti metal matte, dei rossetti metal matte, e poi vi parlo della palette Toxic, appartenente ovviamente alla collezione Sparkle Rugs, penso si dica così, e poi una New Entry, che in realtà è un Old Entry, che ho deciso di comprare per darle una seconda possibilità. Diciamo subito da questi rossetti nuovi metal matte, quindi rossetti metallizzati al contempo definiti opachi, che però io non capisco perché definire rossetti metallizzati opachi, dato che non lo sono, e appunto per definizione opaco è qualcosa che non abbia all'interno nulla di lucido, nessuna pearlescenza, nessun brillantino, né tantomeno glitter. Quindi non capisco perché chiamarli così, ma passiamo oltre a questa definizione. I rossetti che sono usciti di questa collezione dei Metal Matte sono tre: 90s o 90s, Burlesque e Vintage. Il primo è un color bronzo, il secondo è un color ciliegia e il terzo è invece definito come un colore marrone terracotta. Entrambi, tutti e tre metallizzati. Allora, in questo momento voi li potrete trovare ad un prezzo di 10,71 euro, quando in realtà poi avranno un prezzo di 11,90 euro. Io ho deciso di acquistarne uno solo, che è all'interno di questa scatolina, come tutti gli altri rossetti groovy, perché in realtà questi loro li fanno appartenere alla collezione dei Groovy Lipstick, quindi sempre con questo colore vinaccio, ed è il 90s o 90s, quindi il color bronzo. All'interno, questo è il pack primario, pack secondario, e il pack primario è uguale a tutti gli altri rossetti Mulac. Ha un inci di, cioè scusate, ha un paio di 12 mesi dall'apertura. Un inci piuttosto naturale per il 99% degli ingredienti, considerate l'olio di ricino, come c'era, hanno utilizzato la candelilla, e per il resto comunque è tutto molto naturale, anche il tocoferolo come antiossidante, però contengono l'1% di pigmento che è artificiale, quindi di origine sintetica, ma questo era ovvio proprio per la natura metallizzata. Vengono definiti come long lasting e questo è il mio rossetto, il color bronzo, che mi vedete in questo momento indossato sulle labbra e di cui vi faccio lo swatch. Eccolo qui. È proprio un bronzo, tanto che ha molti riflessi ramati ed è bellissimo. Ha una texture molto particolare, in quanto è una texture leggera, sembra quasi proprio passare sulle labbra con una velocità e una facilità pazzesche, e lascia una sorta di patina. Ecco, io non lo definisco proprio un rossetto perché poi su non lo sento, è tutto il contrario di tutti gli altri rossetti Mulac, che invece hanno una texture molto densa, molto pesante, si fa fatica a
passarli sulle labbra. Questo invece ha una texture leggerissima e lascia proprio una patina long lasting pian piano che passano le ore. Io lo indosso dalla mattina alle 7 fino alle 8 di sera perché tutti i rossetti, tutti i prodotti io li testo tutto il giorno fuori, dato che lavoro e poi non torno a casa nella pausa pranzo. Quindi è un modo di poterli provare in tutte le condizioni possibili e immaginabili. E resiste bene anche ai cibi, e sia ai secchi che ai grassi. Ieri ho mangiato ad esempio un piatto di sushi e è andato via appena solo nelle parti, ecco, in cui le labbra si congiungono. E poi è semplicissimo ritoccarlo. Non tira e non secca, solo che con il passare delle ore comunque voi lo vedete che al centro un po' va via e lascia questa patina che appena secca le labbra, però non più di tanto. E questo è tutto comunque sui rossetti Metal Matte, proprio perché ho deciso di prendere solo questo. Un po' guardare, ecco, la pubblicità in cui sono stati presentati questi rossetti ha lasciato un po' a desiderare, in quanto li vedo troppo artificiali, con i colori troppo modificati, per cui ho deciso di non prendere né burlesque né vintage, proprio perché i colori non mi hanno colpita più di tanto. Al contrario dei tre rossetti che sono usciti appunto per l'anniversario, che sono veramente bellissimi, però come ben sapete non posso acquistarli. Passiamo avanti, passiamo alla palette di Glitter, una uscita clamorosa ovviamente in casa Mulac, è comunque un'uscita clamorosa anche in tutta Italia, dato che è la prima volta che vediamo un prodotto simile. Cosa che già è presente in tutto il mondo, eccetto in Italia. Comunque, ho deciso di acquistare tra le due palette che presenta la collezione Sparkle Drugs, infatti la prima è Antidote, o Antidote, che praticamente è tutta di colori freddi, e poi c'è l'altra che invece è Toxic, caratterizzata da tutti i colori dal sottotono caldo. Io ho deciso di acquistare quest'ultima proprio perché non mi ha convinto l'azzurrino che invece è contenuto in Antidote. Almeno penso di non utilizzarlo al massimo, di non sfruttarlo, e quindi ho optato per quella dal sottotono caldo. Quindi Toxic. Questo è il pack secondario. Si presenta con delle formule chimiche, vabbè, costituite da gruppi fosfati, poi ci sono un po' di robe comunque che praticamente congiungono queste molecole, i nomi poi dei glitter presenti al loro interno, quindi Cocktail, Overdose e Fatal Rose. Mentre per quanto riguarda l'inci di questa palette, ovviamente le polveri loro vengono, cioè li chiamano così, tre polveri illuminanti, però in realtà non sono polveri illuminanti, ma sono glitter. Ovviamente non sono caratterizzati da ingredienti naturali, mentre la base sì, la base che è l'elisir, che è la base fissante di cui adesso vi parlerò, è costituita da olio di ricino, sempre candelilla come cera, e poi è caratterizzata dalla silica e da alcuni poligliceridi, appunto come l'oleico e linoleico, che vi dicevo. Quindi questo è il pack secondario e il POW è di 12 mesi dall'apertura. Ogni glitter pesa 0,5 grammi, per un totale di 1,5 grammi, e il prezzo al momento è di 16,11 € quando poi diventerà 17,90 euro. Ve lo faccio vedere all'interno. Ed è questo qua. Quindi una palette di glitter bella compatta, classica, classico pack delle palette sia viso che occhi di Mulac. E questo è la velina in cui sono riportati appunto i nomi Cocktail, Overdose, Fatal Rose ed Elixir, che in questo momento vedete macchiato, poi vi spiegherò il perché. Allora, cominciamo dalla descrizione dei prodotti, poi ovviamente vi farò gli swatch. Cocktail è un glitter, loro lo definiscono
Dorato, solo dorato, quindi io in realtà vedo anche dei glitter color argento ed è quello che indosso in questo momento sulla palpebra, mentre nella zona di transizione ho applicato Tost che è sempre un ombretto Mulac. Per quanto riguarda invece questo. Ragazza, si è staccato di netto. Mi è caduto tutto a terra. Ho dovuto sospendere il video, dato che ho dovuto passare tutta l'aspirapolvere sul pavimento e qua sul letto, dato che è overdose ed è deceduto. Stavo per dirvi appunto che noto che questi ombretti, eccetto il primo, quindi cocktail, non sono fissati bene, nel senso che non sono ben compattati tra di loro. Tanto che soltanto perché ho messo in maniera verticale, in posizione verticale, la palettina, overdose è deceduto e io non potrò più utilizzarlo, quindi praticamente ho speso soldi inutili. Fatto sta che vi faccio vedere, quindi non potrò nemmeno swatcharvelo, vi faccio vedere Fatal Rose, che invece è un fucsia rossastro, anche questo dal sottotono caldo. Adesso io ovviamente sono incazzata a bestia perché praticamente non è rimasto più niente, è caduto in mille pezzi, quindi era inutile ricompattarlo come lo ricompattavo con la paletta. Quindi vabbè, lasciamo perdere. Elisir lo trovate invece così proprio perché l'ho utilizzato anche sopra un rossetto, etichettandoci sopra Fatal Rose. Allora vi faccio vedere gli swatch dei due che sono rimasti. Questo è Cocktail e questo è Fatal Rose. Di Elisir non vi faccio vedere lo swatch perché comunque non è visibile. E sono questi, quindi veramente straordinari. Peccato che anche questo comunque presenti le stesse situazioni, le stesse difficoltà di overdose che ormai praticamente non lo potrò più utilizzare. Scusate se dico sempre le stesse cose, però cioè, la situazione l'avete vista anche voi, non ho fatto niente, non ho toccato niente ed è praticamente caduto in maniera netta, rompendosi in mille pezzi. Vi dicevo che Elisir invece è una base molto sottile che facilmente attacca i glitter e comunque io le ho utilizzate sia sull'occhio, sulla palpebra che sulle labbra. Allora, per quanto riguarda la tenuta sulle labbra, questa è veramente buona in quanto resistono. Anche dopo aver mangiato, ovviamente mangiando comunque qualcosa rimane attaccata sia alla forchetta che al cibo che state mangiando, però i glitter per tutto sommato restano. Per quanto riguarda invece quando li ho applicati sugli occhi, il trucco rimane a lungo, resiste a lungo, vi è un po' di fallout, questo è inutile negarvelo, quindi vi consiglio di fare prima gli occhi e poi realizzare tutto il resto della base, così vi potrete anche struccare. E io li levo poi, li strucco o con l'acqua micellare, quella di Sephora, oppure potrei utilizzare anche uno struccante bifasico. Vanno via quasi del tutto, io poi ovviamente lavo ulteriormente con un detergente e poi con un tonico e vi bruceranno solo e esclusivamente se entreranno negli occhi, ma questo è normale. Infine, l'altro prodotto di cui voglio parlare, che è stato da poco riformulato, sono le tinte Velvet Ink nella colorazione Just Like a Drop. Io avevo acquistato in passato, quindi quando erano uscite la prima formula delle tinte, avevo acquistato sia Just Like a Drop che Hotstuff e mi ero trovata malissimo con entrambe. Just Like a Drop era un colore bellissimo, adesso è leggermente più chiaro una volta che è stato riformulato, però appesantiva troppo le labbra, tanto che io dopo 4 ore dovevo struccarmi.
Mentre l'altra, Otsaf, era disomogeneo, non è vero che erano no transfer, e poi inoltre lasciavano praticamente una pieghetta, tipo una riga del colore appena più chiaro delle tinte stesse. Quindi, ad esempio, Otsaf, che era un viola bellissimo, diventava un po' più fucsia, mentre Just Like a Drop diventava un po' più rosato. Adesso io ho deciso di dargli un'altra chance, l'ultima, a questi rossetti. Io ho comprato di nuovo Just Like a Drop, che trovate a un prezzo di 13,41 € scontata, quando in realtà costano 14,90 €. Dura, per quanto riguarda il PAO, sempre 12 mesi all'apertura, sicuramente non ha ingredienti, solo naturali, e inoltre all'interno del pack primario sono contenuti 8 ml di prodotto. Questo è un color vinaccio che appunto è un po' più chiaro, è diventato un po' più chiaro rispetto alla prima formula. Adesso vi faccio lo swatch e vi mando anche una foto che ho scattato e che ho postato su Instagram. Questo invece è lo swatch, quindi come colore è veramente bellissimo, su questo non ho niente da dire. La formula è sicuramente migliorata. Io noto che come texture è sicuramente più leggera, coprente e omogenea dalla prima passata, non appesantisce le labbra, solo che resiste poco. Nel senso che io l'ho testata più giorni per più settimane, e comunque con i cibi oleosi ovviamente va via nella zona centrale, ma non del tutto, quindi diventa più chiara. Anche con i cibi secchi dà lo stesso problema, però la volta scorsa anche solo con un cappuccino è andato via in tutta la zona superiore delle labbra ed era veramente inguardabile. Poi però cosa ho fatto? L'ho subito rimessa, e in questo caso si nota come siano veramente stratificabili. Quindi non danno comunque il senso di pesantezza e non creano, ecco, delle zone in cui magari il colore è più accentuato, altre in cui è più chiaro. E questo è il colore ormai completamente asciutto. Io spero lo vediate bene. È straordinario. Comunque è rimasto più o meno simile, solo che questo è appena più chiaro, con una punta un po' più marcata di rosa rispetto alla prima formula. Allora, che vi dicevo? Oltre alla disavventura avuta con la palette di glitter, comunque sono buoni prodotti, non ottimi, in quanto comunque hanno un po' di imperfezioni. Però vi consiglio di acquistarli adesso se volete provarli, proprio perché sono tutti scontati. Poi per il resto i prezzi torneranno a essere nella norma, e le spese di spedizione di Mulac comunque non sono irrisorie, costano parecchio. Quindi se dovete fare un ordine, fatelo cumulativo o con altre vostre amiche, in modo da poter acquistare più prodotti ed evitare le spese di spedizione. Mi dispiace tanto per Overdose, casomai lo acquisterò nuovamente, ma in refill, proprio perché adesso finalmente sono usciti anche questi vari colori, vari glitter, in modo da potervi creare voi la vostra palette con i vari refill, quindi fare magari una combinazione tra sottotoni caldi e sottotoni freddi. Per quanto riguarda i rossetti, i metal matte, questo ve lo consiglio perché è molto carino, un colore particolare, e sicuramente di cui non troverete il dupe. Dall'altra parte, io non vi ho fatto vedere nessuna matita da abbinare a questi rossetti, proprio perché non ci sono matite che io conosco o che io ho abbinabili. Per la tinta comunque hanno uno scovolino talmente facile da utilizzare e corto che comunque vi aiuta ad essere molto precise. Mentre per quanto riguarda il rossetto, il metal matte è comunque un colore molto chiaro e quindi è difficile da sbagliare o sbordare. Questo è quanto, io spero che la review vi sia stata utile, spero tanto che abbiate pianto con me quando è caduto Overdose. E niente ragazze, un bacio e a presto. Ciao! Fatemi sapere nei commenti quello che ne pensate e mi raccomando, un bel like. Ciao!